quanto pesa secondo te questo gol della Jugoslavia anche in ottica della corsa al terzo posto? Guarda, più che gol penso che pesi la vittoria, sinceramente. Poi dopo non sono ipocrita e penso che comunque sono soddisfazioni personali che porto con me, ci mancherebbe altro. Però quello che contava, come è successo con la Casertana, era assolutamente riuscire ad ottenere questa vittoria dopo una serie di risultati in cui avevamo un po' rallentato, diciamo così, e quindi per sigillare, però far sì che riusciremo a mantenere questo terzo posto, sostanzialmente, perché è un campionato intero che siamo dentro comunque alla zona calda, quindi vogliamo arrivarci fino in fondo. Senti, tu hai arrivato l'ennesimo con il campionato, diciamo questa volta con l'inserimento, insomma. È stato qualcosa che avete studiato in allenamento, sono diverse soluzioni che avete provato? Guarda, ti dico, il mister lavoriamo tantissimo comunque sui movimenti. Probabilmente quello che ci è mancato era il classico proprio movimento, come posso dire, per sbloccare determinate situazioni, perché è normale che non possano sempre solo gli attaccanti comunque concludere e fare gol. Quindi se riescono ad arrivare anche comunque con dei centrocampisti, penso che sia un qualcosa in più, sicuramente. Attraverso i movimenti che facciamo durante la settimana, poi dopo tutto il porto in partita. Rispetto ai tre precedenti impegni, quello di quest'anno, insomma, come dicevo anche prima, sabato, ha sì giocato bene, ha messo in evidenza due cose, ma ha raccolto molto meno rispetto a quello che potevano essere, insomma, i risultati. Che cosa è cambiato in questa partita, secondo te? Guarda, che dire, ci sono partite dove forse, diciamo che è il paradosso del calcio, partite dove giochi meno e raccogli di più, partite dove giochi peggio e cioè il contrario comunque, però diciamo che il giro di ritorno, come ho detto, cambiano le cose, quindi la cosa che conta di più è la concretezza rispetto casomai al gioco. Anche l'hai imparato, Pedro? Volevo chiederti, chi temi di più, diciamo, in questa corsa al terzo posto, dalle squadre comunque da Lecce, Casertana, a tre potrebbero uscire con la distanza? Guarda il Foggia, questo ieri io anche il Foggia, sinceramente. Non visto ieri la partita, in casa della Salernitana, comunque sia fatto come d'altronde qui in casa nostra, e penso che sia un ottimo organico, sinceramente. Quindi, però la corsa si è fatta bella perché Lecce e Lecce anche la Casertana hanno un ulteriore passo. Dopo il primo gol della Jugoslavia, siete un po' sulla vostra, no? Merito più della Paganese, poi diciamo c'è avuto questo risveglio, questa prima svegliata dopo il gol di Vitali, poi loro potevano pareggiare con più sì. È stato un vostro atteggiamento oppure sentivate la tensione? Fattore atletico? Comunque no, le partite di calcio sono fatte di fasi, quindi penso che bisogna capire le ulteriori fasi. È normale che noi siamo partiti forti, quindi c'è il caso che tu ti ritrai un attimo per respirare, comunque sia, quindi penso che sia comunque normale, perché poi dopo nel secondo tempo comunque sei in vantaggio e vinci, giustamente la gestisci anche. Mi piace questa versione da supereroe mascherato? Diciamo che siamo ancora a carnevale, no? Quindi sono perfettamente a tempo. Va bene? Grazie. Grazie.